Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio di Factorio, episodio nel quale ci poniamo una semplice domanda ed è la seguente: perché tutte le volte che devo iniziare a registrare mi casca un meteorite nelle vicinanze della base? È una domanda a cui non ho una risposta, spero che qualcuno possa aiutarmi in questo dilemma che mi attanaglia e mi porta sfiga. Allora, cosa facciamo oggi a parte lamentarci del gioco? Allora, ufficialmente io ho fatto un po' di ricerche, adesso ve le elenco brevemente. Dunque, le ricerche effettuate durante la vostra assenza perché non stavo registrando, sono esattamente le seguenti. Abbiamo ricercato l'esplosivo per i dirupi, la plastica, forse la logistica 2, ma non me ne ricordo, lo zolfo, la lavorazione del petrolio e l'estrazione del petrolio. In più abbiamo anche fatto l'esplosivo standard che ci consente di fare l'esplosivo per i dirupi. Ci siamo aumentati di due slot l'inventario del giocatore e abbiamo fatto la velocità di ricerca di livello 1 che dovrebbe velocizzare leggermente i laboratori. Non mi sembra di aver fatto altre ricerche. Ah sì, mi sono tolto dalle balle le ricerche standard, cioè quelle che avevano una boccetta sola rossa, tipo il danno da proiettili, no, l'automazione no, forse l'ottica che mi mancava, i muri e basta, mi sembra. Forse la tecnologia militare ce l'avevo già. Vabbè, insomma, mi sono tolto dalle balle tutte le ricerche di livello 1. Infatti, noi adesso... Aspettate che ra torno rapidamente, perfetto. Torno rapidamente all'inizio. Abbiamo solo le ricerche che hanno o due boccette, cioè la rossa e la verde, o tre boccette che sono o la rossa, la verde e l'azzurra, perché bisogna dire azzurra a sto giro, perché a parte su un altro pianeta ci sarà anche da fare la boccetta blu, e la rossa, la verde e la nera, che sono quelle militari che possiamo fare sul nostro pianeta base, ecco. Poi, cosa facciamo oggi? Allora, innanzitutto vi comunico ufficialmente che il petrolio, per non fare una ripetizione del vecchio gioco, l'estrazione del petrolio e la costruzione della prima raffineria fatta a culo, cioè fatta con come si chiama? Fatta con due so con soltanto due come si chiamano? Una raffineria e gli impianti petrolchimici, per capirci. Quelli lì li salto, nel senso che li faccio off camera e quindi non sto lì a farmeli vedere. Una cosa che però vorrei fare sono due ricerche. La prima è questa qua che ha un piccolo difetto. Allora, la prima ricerca da fare è quella dei mini loader, che è una delle mod che ho inserito. Mini loader, per chi non lo sapesse, sono quegli oggetti che dovrebbero caricare automaticamente, si spera, dovrebbero caricare automaticamente gli oggetti dal rullo ai treni o dal rullo ai macchinari. Adesso, quello di io questa cosa qua dei mini loader l'ho vista applicata soltanto ai macchinari, cioè scusate, il contrario, l'ho vista per adesso, guardando su internet, l'ho vista applicata soltanto ai treni. Vorrei capire se si può applicare anche in macchinari, quindi come prima ricerca io farei questa. L'unico difetto di questa ricerca è che c'è un piccolo bug di progettazione, diciamo, di questi mini loader, perché i mini loader richiedono un tipo di mini loader richiede l'inseratore filtrante. L'inseratore filtrante noi dobbiamo ancora sbloccarlo. Non è che ci moriamo dietro, ecco, se non abbiamo l'inseratore filtrante, però sarebbe da sbloccare anche questo. Però se ce la faccio, e dico se ce la faccio, sblocco subito questa per farne uno e vedere come funziona, e poi con calma sblocco gli insertori. Per la cronaca, prima che inizio a fare cose, costruire persone, animali, minchiate varie, off camera mi metterò a ricercare la velocità di laboratorio di livello 2, il danno da proiettile di livello 2 e quasi sicuramente, anzi probabilmente, mi farò già anche la ricerca della batteria e, anzi, farò prima la ricerca dei treni e poi la ricerca della batteria e forse quella dei pannelli solari, perché
Perché così, almeno, dato che sono cose un po' menose, perché richiedono 250, 250, vabbè, 75 dei treni che sono in culo, sono cose un po' menose, quindi ci metterò un po' a farle. Nel frattempo possiamo fare altre cose. Allora, iniziamo dalla ricerca dei mini loader intanto e andiamo a fare cosa? Andiamo un attimo a vedere cosa abbiamo qua disponibile nel mall, perché dobbiamo aggiungere degli oggetti. Allora, qui abbiamo la macchina assemblatrice di livello 1 che fa i braccetti blu e mi sta bene. Questa qua fa i rossi e va bene. Poi qui abbiamo le trivelle, qui abbiamo i tubi di vario tipo, sia quelli normali che quelli curvi, i pali della luce di tutti i tipi per adesso disponibili e questa cosa qua che doveva fare il vetro ma non la sta ancora facendo, se non mi ricordo male, perché ci volevo metterci la fornace elettrica. Poi, detto questo, noi dobbiamo aggiungere nel mall che cosa? Dobbiamo aggiungere, vediamo un po' cosa ci manca. Vabbè, le pompe petrolifere, queste sicuramente dobbiamo aggiungere, che sono anche abbastanza facili da fare, quindi potremo farle anche dopo, che l'avete già viste fare più di una volta. E poi cosa potremmo fare d'altro di carino? Le luci, vabbè, ma le luci per adesso, se funzionasse la mod Afraid of the Dark, non dovremmo avere problema di illuminazione, ma purtroppo non ho ben capito se è un bug sul caricamento della mod o cosa. Ogni tanto mi diventa buio il gioco, anche se non dovrebbe farlo. La mod comunque è correttamente caricata per la cronaca. E quindi non ci resta che, visto che dobbiamo ampliare il mall con tutti gli oggetti che verranno prodotti successivamente, direi di automatizzare le macchine assemblatrici. Le macchine assemblatrici sono leggermente stronze perché richiedono il passaggio tutte le volte dal burner assembling machine, quindi per forza questo qua dobbiamo farcelo tutte le santissime volte. Quindi purtroppo partiamo da questo. Io devo assemblarmi però almeno una, due e tre macchine assemblatrici, me ne devo fare io a mano perché sono una che assembla questa, una che assembla questa e una che assembla questa. Devo per forza farle, non c'è santo che tenga. Quindi, allora, il burner chi richiede? La piastra di ferro, il motore e il mattone di pietra. Allora, noi qui combinazione abbiamo a disposizione, subito nelle vicinanze, il motore, quello piccolino giallo, il ferro e la piastra di coso. Quindi, teoricamente, noi siamo relativamente a posto, perché noi andiamo a, se riesco a girarlo, a tirare su questo. Poi ci mettiamo lo splitter all'altezza corretta, possibilmente, l'ho già sminchiato perché va messo qua. Qua ci mettiamo il collegamento per il ferro e poi già che ci siamo, allora facciamo, prolunghiamo questo fino a qua. Qua gli facciamo fare il sottopassaggio perché sicuramente ci serve per depositare poi gli oggetti nelle casse, ma anche di legno che se lo incula. Quindi una cassa andrà qua. Ah no, mi manca la luce, quindi devo metterne. No, beh, la cassa di deposito la facciamo qua, va bene lo stesso. E quindi qua ci va il braccettino blu che pesca da qua dentro, un braccettino che pesca da qua, perché intanto di qua, sulla stessa linea, visto che ce l'abbiamo qua a portata di mano, faccio arrivare la pietra. La pietra che in questo caso arriverà in questo modo, come ho già fatto altre volte, con un accrocchio un po' strano, ma facciamo questa cosa qua. Quindi qua ci sarà questo e qua arriva questo. Così abbiamo un nastro con due oggetti sopra. Qui il ferro passa sotto sicuramente e questa pietra qua passa sotto per andare oltre. Qui facciamo il giro dell'oca per avere la pietra sul nastro giusto e sul lato giusto anche. Perfetto, e quindi questo qua gli diciamo fammi il burner assembling machine, che è questo qua, perfetto. E dovrebbe iniziare a farcelo sempre se avesse la corrente. Quindi gli mettiamo il palo della luce, che mettiamo questo, che dovrebbe andare benissimo, ottimo. Poi, no, questo qui ho fatto una cazzata perché questo qui andrà di qua. Sono un cretino io perché devo fare il passaggio laterale degli oggetti. Poi questo qui lo limitiamo a 1, ottimo, e andiamo ad aggiungerci una, no, non la cassa, ma il braccetto blu che estrae oggetti.
Ok, e uno è andato. Poi il secondo assembling machine è un assembling machine che no, c'è già finito il tempo, mi sono perso troppo a fare le cose prima. Vuole l'ingranaggio, il motore elettrico e il burner assembling machine. Allora, l'ingranaggio non è un grosso problema perché noi possiamo farlo arrivare da un altro da sopra, per dire, da qua. Quindi non è un grosso problema. O forse sì, perché io potrei fare una modifica, quindi questo lo tolgo. Qua ci faccio il terzo stadio e il vetro lo faccio di qua. Sì. Giro un attimo due cose qui nell'impianto, che va bene lo stesso. Ok, scusate, ho girato un attimo due cose. Quindi qui facciamo il primo stadio e di qua, che non mi serviva fare questa cosa, ma va bene lo stesso, e di qua invece facciamo il secondo stadio. Dobbiamo far arrivare i chip verdi e l'acciaio, ma non è un grosso problema. Dovremmo farcela senza fare troppi casini, perché l'acciaio è qui e il chip verde è qua. Basta farli passare qua sopra, che qua intanto c'è la fornace di pietra che non dovrebbe richiedere troppo spazio, ma anche se poi diventerà elettrica, ma non dovrebbe esserci troppi problemi. Faccio arrivare il chip verde e l'acciaio su questa linea qua, passando qua sotto magari o facendo un giro un po' largo, e dovremmo farcela. E invece di qua, se a parte l'errore di progettazione, in questo punto qua faremo poi l'ingranaggio di ferro e via così. Signori, per il momento ci salutiamo e ci vediamo nella prossima puntata. Quindi un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!